Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento in giardino, ma in giardino nel vero senso della parola, perché mi trovo qui circondato dalle mie piante carnivore, sono qui seduto sotto il gazebo tropicale e finalmente dopo 2 mesi e mezzo tra gesso e fisioterapia sto riacquistando sicurezza e un po' di fiducia nella mia caviglia. Io continuo a zoppicare, però raggiungere il gazebo tropicale è abbastanza facile per me perché rimane a circa una quindicina di metri dall'uscita della cucina di casa mia e quindi riesco a raggiungerlo facilmente, non sto più usando le stampelle, mi sto muovendo pian piano, zoppico, però logicamente devo ancora recuperare. Questo fa sì che io non posso andare in giardino per adesso, ci vado solo quando c'è Giorgio, perché se devo fare dei lavoretti preferisco ci sia qualcuno, perché una caduta, un'eventuale caduta magari può allungare qualche problema, può allungare i tempi di recupero ancora della fisioterapia e quindi mi porterebbe veramente a dover aspettare ancora per poter tornare ad occuparmi pienamente del giardino. Però pian piano, dai, ce l'ho fatta, ce la sto facendo, mi sono impegnato tantissimo con gli esercizi, cercando di mantenere un po' la calma quando avevo voglia di uscire, soprattutto ad aprile quando avevo il gesso. Uscivo, mi alzavo dal letto con le stampelle, uscivo sul balconcino e mi guardavo il giardino, mi guardavo le fioriture e dicevo mamma mia, non posso stare lì in mezzo a tutta questa bellezza. Però pazienza, dai, l'ho persa, la recupererò questa bellezza primaverile magari il prossimo anno, quando il giardino sarà ancora più bello, perché molte piante sono state messe l'anno scorso, quindi quest'anno hanno fiorito sì, però come primo anno di coltivazione in terra, quindi si stanno ancora abituando un po' alla nuova postazione e quindi il prossimo anno saranno sicuramente più grandi e più belle. Ci tengo a fare dei ringraziamenti per ciò che è successo comunque nel mio canale Appuntamento in Giardino, perché con i vostri commenti, con le vostre frasi, mi avete tenuto compagnia e quindi è stato molto facile superare questo periodo grazie anche a voi che mi avete fatto compagnia attraverso appunto i vostri commenti. Quindi ringrazio tutti quanti perché siete stati fantastici e avete permesso a me di mantenere il morale sempre molto alto. In più volevo ringraziare anche con questo video Giorgio, il mio compagno, perché si è occupato, quando avevo il gesso soprattutto, delle piante carnivore, di questa zona del gazebo e anche del giardino, quindi lui si è fatto veramente dei grandi lavori e ci tengo a ringraziarlo particolarmente perché se ho ancora molte piante vive e grazie comunque anche al suo impegno, quindi grazie Giorgio, la tua partecipazione è stata incredibile e quindi un grandissimo ringraziamento anche a te. E cosa ho deciso di fare? Ho deciso di ripartire con i video di appuntamento in giardino concentrandomi qui nella zona più facilmente raggiungibile da me, in mezzo a una parte delle piante che io possiedo, in questo caso piante carnivore, piante insettivore, e ho deciso di fare i primi video fino a quando non riuscirò ad andare giù in giardino anche con la telecamerina e muovermi liberamente, fare qualche video dedicato alle piante carnivore, magari di nuovo alle tillandsie e anche qualche video dedicato alle piante d'appartamento, piante da giardino che ho qui in questa zona che mi trasmette anche molta sicurezza. Parto oggi con un video dedicato ad una pianta che potete vedere qui, una pianta insettivora veramente straordinaria che è la Darlingtonia californica. Darlingtonia californica, una pianta carnivora che appartiene al genere Darlingtonia della famiglia delle Saraceniaceae, quindi come Saracenia purpurea, Saracenia flava, queste piante a forma di trombetta. La Darlingtonia californica la potete vedere qui, è una pianta veramente straordinaria, qui in mezzo cresce anche una Drosera filiformis, un'altra pianta insettivora americana. Lei è di origine americana, arriva dalla California settentrionale e dall'Oregon. È una pianta carnivora
non di facilissima coltivazione, perché richiede alcuni accorgimenti molto precisi per mantenerla in salute, perché la parte più delicata di questa pianta è l'apparato radicale, ma questo poi lo vediamo dopo nel corso del video. La Darlingtonia californica, come potete vedere, si presenta in questo modo, con queste foglie allungate, che crescono non sviluppandosi praticamente dal livello del rizoma, come in Saracenia, abbastanza lineari, ma nel crescere effettuano una rotazione su se stesse, creando poi questo opercolo che sembra quasi la testa di un cobra, e in più c'è anche questa linguetta che potete vedere che sembra veramente la lingua di un cobra. Questa torsione che effettua la foglia crescendo fa sembrare la foglia stessa come se fosse in tensione, un po' come i serpenti quando devono colpire sono sempre molto in tensione, un fascio di muscoli pronto a scattare. E questa è l'immagine che ci dà la Darlingtonia californica quando la osserviamo, sembrano veramente dei piccoli cobra pronti a colpire. In realtà si tratta di una pianta carnivora assolutamente immobile, non ha nessun tipo di movimento, a parte quello della crescita. Però questo aspetto curioso ha fatto sì che nel corso degli anni è divenuta una delle piante più apprezzate in coltivazione. Anche perché quando le piante presentano qualche difficoltà di coltivazione si crea in noi una sfida per cercare di tenerle al meglio, per vedere se riusciamo a coltivarla bene. Io ho escogitato alcuni metodi per poterla coltivare e magari possono essere utili anche a voi. Ve li descriverò in questo video, così per parlare anche come la coltivo io, perché magari può essere un metodo giusto. Queste piante qui hanno circa 4 anni e nel tempo si sono sviluppate bene con questo metodo di coltivazione che adesso andrò a descrivere. Darlingtonia californica cresce in natura, in zone di montagna, in cui vi sono dei torrenti, vi sono delle paludi, zone acquitrinose, bagnate sempre da un'acqua molto molto fredda, molto fresca. E questo garantisce la sopravvivenza di questa pianta, perché anche in coltivazione la Darlingtonia vuole un terreno che sia sempre molto fresco e bagnata con acqua fresca. È una pianta che non tollera assolutamente il calore estivo, comunque il calore primaverile quando è di un certo tipo, quando riesce a scaldare bene il terriccio. Quindi bisogna preservare questa pianta dal surriscaldamento del suolo, perché altrimenti la pianta nel giro di pochi giorni può deperire. E quando la Darlingtonia decide che non sopporta più il terreno troppo caldo e decide di morire, lo fa ad una velocità incredibile e difficilmente si può recuperarla. In natura cresce in suoli serpentini, composti da rocce ultramafiche. Queste rocce contengono anche dei metalli pesanti e tutto ciò, come cobalto, come cromo. In questi suoli vi è anche la presenza dell'amianto e tutto ciò rende difficile anche la sopravvivenza di molte piante. Quindi le piante si sono adattate a crescere in questo tipo di suolo, nelle zone dove vive in natura. La Darlingtonia l'ha fatto per sopperire alla mancanza di nutrimenti del terreno, l'ha fatto divenendo nel corso della sua evoluzione una pianta insettivora. La Darlingtonia californica in natura non vive solo in terreni esclusivamente acidi, è possibile incontrarla anche in suoli basici. Questo ha fatto sì che nel corso del tempo la coltivazione è anche cambiata per la Darlingtonia californica. Si preferiva coltivarla i primi tempi in torba e sfagno, come succede per tantissime piante carnivore, torbe perlite. Poi si è capito che alcune piante prelevate in natura, per farle diventare piante poi da mettere in circolazione, in commercio, e coltivate appositamente con degli esperimenti nei vivai, che se ne occupano, si è scoperto che queste piante riescono a vivere anche in un terreno che non è poi così effettivamente acido, e quindi si è creata anche questa possibilità di coltivare la Darlingtonia in un terreno che non sia esclusivamente torboso. In alcuni casi il terreno può essere anche assolutamente privo della torba, ma questo lo vediamo dopo quando parlerò del terreno. È una pianta che somiglia come struttura, somiglia un po' a Saracenia minor, perché anche la Saracenia minor ha questa parte finale della foglia che si piega per chiudere l'ingresso della trappola, e questo succede anche in Saracenia psittacina, che
che ha queste trappole disposte orizzontali sul terreno, anch'essa ha una struttura molto simile alla Darlingtonia californica, però non ha questa linguetta e ha una forma leggermente diversa dell'opercolo. Come possiamo vedere qui in Darlingtonia californica, le foglie sono composte anche nella sua struttura da alcune finestre che potete vedere qui. Sembrano delle macchioline bianche, ma in realtà sono delle zone trasparenti della foglia, e questo fa sì che si crei un'illusione per l'insetto che entra all'interno della trappola, che qui sopra ci sia una via d'uscita. Quindi gli insetti arrivano in volo, si posano su questa lingua e poi entrano all'interno della trappola. Qui c'è anche un'ala che percorre tutta la foglia, che può servire come guida per portare nella trappola gli insetti che vivono nel terreno. Quindi, per via di quest'ala e della linguetta, gli insetti arrivano, entrano all'interno di questo buco che si trova sotto l'opercolo, finiscono dentro la trappola, ma non vengono subito catturati. Io parlo di quelli in volo. Quindi continueranno a sbattere contro la superficie interna della foglia, perché queste finestre fanno entrare molta luce, come se ci fosse una via di uscita. L'insetto, a forza di sbattere contro la parete interna della foglia, per sfinimento finirà all'interno poi della foglia stessa, perché cadrà nel fondo, e da lì non potrà più risalire, perché vi sono dei peli rivolti verso il basso che impediscono la risalita dell'insetto. All'interno della foglia, come anche della Darlingtonia, come anche delle saracenie, c'è anche una sostanza cerosa che impedisce veramente l'arrampicata, e quindi qualunque insetto entra all'interno e cade sul fondo della foglia, rimarrà intrappolato, dopo la sua morte verrà digerito poi dalla pianta, che crea delle sostanze adatte per poter digerire le prede che cadono al suo interno. Come possiamo coltivare Darlingtonia californica? Qui vedete due esemplari. Questi due sono stati coltivati nello stesso modo. Mentre qui ho tre esperimenti. Io ringrazio il mio amico Andrea Amici perché mi ha dato l'input per poter sperimentare anch'io questo nuovo metodo di coltura. Perché la Darlingtonia californica può essere coltivata anche non in torba, ma in altri substrati diversi, inerti, che garantiscono comunque la vita a questa pianta e soprattutto garantiscono che il terriccio non si surriscaldi troppo. Io questa, per quello che riguarda il terriccio di coltivazione della Darlingtonia californica, io queste due piante sono 3 anni che le coltivo vi faccio vedere qui come esempio, in un vaso. In questo caso ho scelto questi due vasi a caso, qui ci sono dei vasi un po' più grossi, c'è un vaso più grande all'interno, comunque un vaso che io ho riempito con una piccola percentuale di torba e perlite sul fondo, e poi ho riempito tutto il vaso con sfagno e perlite mescolati insieme: sfagno spezzettato con della perlite 50-50, 50 sfagno e 50 perlite mescolato insieme. Lì ho adagiato la pianta, e poi questo vaso l'ho inserito all'interno di un vaso più grande, completamente riempito tra un vaso e l'altro di sfagno, in modo che quando arriva il sole e batte su questo vaso non riesce a surriscaldare il vaso che contiene la pianta, perché all'interno lo sfagno crea un cuscino che protegge il vaso all'interno. Successivamente sopra ho messo altro sfagno in modo da proteggere il tutto dai raggi solari. La pianta può essere coltivata anche in esterno sotto il sole. L'importante è che la parte del vaso, delle radici, della terra rimanga comunque sempre fresca. Però noi possiamo, con questo accorgimento, ombreggiare un pochettino la pianta nelle ore di illuminazione più forte, quando il sole tende a scaldare troppo. Quindi un sole del mattino oppure della sera è ideale per la coltivazione della Darlingtonia californica. Quindi, se la vogliamo coltivare, ricordiamoci sempre il sistema del doppio vaso, perché salva la vita ad una pianta che ci mette veramente pochissimo a deperire, e quindi poi la perdiamo, semplicemente per un fattore di surriscaldamento del terreno. Come terreno, dicevo, si può anche optare verso un qualcosa diverso dal solito torbe perlite. Io ho qui degli esperimenti. Qui potete vedere che Darlingtonia californica l'ho staccata dalla pianta madre e la sto coltivando in akadama, questo terriccio che si usa per coltivare i bonsai. Qui è mescolato akadama con una piccola percentuale di sfagno, sempre col sistema
del doppio vaso. In questo caso non ho ancora messo lo sfagno tra un vaso e l'altro, lo farò poi cambiando il vaso esterno, mettendone uno un pochettino più grande, quando poi avrò dello sfagno a disposizione, perché l'ho utilizzato quasi tutto per le dallintonie. Quindi quando avrò dello sfagno a disposizione ne sistemerò tra un vaso e l'altro, in modo da creare sempre questo cuscino che protegge, una cosa importantissima, il vaso interno, perché questo non deve scaldarsi. In Akadama ho visto che ha già prodotto una foglia nuova e in più ne sta spuntando una piccolina qui, quindi qui c'è un'altra piantina che sta venendo fuori. Questo è in Akadama. Questa è coltivata, questo qui è stato un ultimo acquisto da Giardino Carnivoro, una dallintonia Giant, quindi questa qui dovrebbe diventare ancora più grossa di questa, e questa dallintonia la coltivo in sfagno e perlite, senza torba, e in più sopra ho aggiunto della sabbia di quarzo bianca, questo perché così riesce anche a riflettere i raggi solari. Un terriccio tipo la torba, essendo scuro, attira tanto la luce solare, si surriscalda. Con un terriccio più chiaro noi facciamo una sorta di rimbalzo dei raggi solari, quindi i raggi non riescono a riscaldare molto il terreno. Questo vale anche per i vasi, coltiviamole sempre in vasi bianchi, perché tutto ciò riflette la luce e non trattiene tanto e non si surriscaldano. No? Al di sopra ho sistemato qualche piccola drosera e anche dei ciuffetti di sfagno, nella speranza che si crei un cuscino come questo, in modo da proteggere sempre tanto la pianta nella parte del terreno. Un altro esperimento che ho fatto stamattina è stato staccare due piccole dallintonie, dopo vediamo come fare con la moltiplicazione, e vedete che qui c'è il doppio vaso con lo sfagno, e queste sono coltivate invece in pomice, mescolata ad una piccola quantità di sfagno. Vediamo che cosa succede. Io adesso ho fatto questi esperimenti, poi nel corso dell'anno vedremo gli aggiornamenti e vi aggiornerò su ciò che succede con Akadama o con pomice o con semplicemente con sfagno e perlite. Quindi vediamo un po'. Sono degli esperimenti per vedere se la dallintonia californica cresce bene anche effettivamente, come dicono, in questo tipo di substrati. Quindi Andrea, amici, io ti ringrazio se stai guardando questo video, perché questi esperimenti sono dedicati a te. Io ricordo sempre che per quello che riguarda le piante carnivore io vi do i consigli di come le coltivo io. Se volete delle notizie molto più dettagliate riguardo i singoli esemplari, il canale Il Pigliamosche di Andrea Amici è più dettagliato e lì trovate diverse informazioni. Io delle piante carnivore per un periodo non me ne sono più occupato, ne ho coltivate così perché le avevo. Poi adesso ultimamente sto riprendendo un po' la coltivazione, perché ho scoperto che questi nuovi metodi di coltivazione mi creano anche uno stimolo per qualcosa di diverso, per mettermi anche alla prova. E quindi vediamo come vanno questi piccoli esperimenti. Una buona illuminazione per dallintonia californica che cosa vuol dire? Vuol dire che la pianta apprezza tantissimo i raggi solari e li apprezzerebbe anche tutto il giorno, però nelle ore centrali della giornata, soprattutto se noi abitiamo dal centro sud Italia, questo può essere un grave problema per questa pianta. Quindi noi dobbiamo garantire la luce solare nelle ore in cui il sole non scalda il terriccio. Io le tengo sotto il gazebo tropicale, però rivolte verso sud, in modo che al mattino riescono a prendere la luce solare fino a circa le 11, mezzogiorno, dopodiché il sole diventa veramente molto molto forte, in quelle ore il sole diventa veramente fortissimo, il calore, quindi vanno in ombra, perché comunque si trova in una zona che poi va in ombra, e successivamente riprendono la luce solare poi verso le 4 o le 5 della sera, quando il calore è già un po' diminuito, e quindi riescono a godere un po' della luce solare. E ho visto che questo metodo funziona. Che cosa vuol dire le piante vanno in ombra nel mezzogiorno, ad esempio, nell'orario di mezzogiorno, l'una, le due del pomeriggio? Vuol dire che non devono essere tenute al buio. Vuol dire spostarle semplicemente con una luce diffusa, in cui arriva una luce diffusa, e in questo modo si preserva la pianta da problemi relativi sul riscaldamento del substrato di coltivazione. L'acqua per bagnare le nostre piante carnivore, questo vale un po' per tutte le piante carnivore, è sempre meglio che non sia acqua del rubinetto. Io queste piante le bagno con acqua piovana, perché ho una cisterna che raccoglie sempre l'acqua che cade dal tetto tramite un tubo. In questo periodo sta piovendo tantissimo, quindi acqua piovana ce n'è veramente tanta. Si può bagnare con un'acqua ricavata da un impianto a osmosi, oppure possiamo acquistare dell'acqua distillata, logicamente questo ha i costi. Io ho la fortuna di avere
l'acqua di casa mia è gestita da un acquedotto. E quest'acqua qui, dove abito io, in questa zona, è sempre molto molto tenera. Ricordo che avevo un acquario e addirittura molti pesci dell'acquario avevano dei problemi nell'acquario che avevo io perché c'era un problema di acqua. L'acqua era veramente troppo tenera. L'avevo fatta analizzare dal personale del negozio di acquari e avevano scoperto che addirittura in quel periodo lì, adesso non so come sia, ma in quel periodo l'acqua di casa mia aveva un pH che era 5,5, quindi era anche abbastanza acida. Questo parlo dell'acqua del rubinetto di casa mia. Infatti io quando cucino, quando preparo delle cose, difficilmente, anzi quasi mai, trovo un problema di calcare o cose di questo tipo nelle pentole, negli attrezzi che uso io in cucina. Mentre può essere un problema comunque per le piante anche il cloro. Questo è un elemento che non dovrebbe entrare nella coltivazione delle nostre piante carnivore. Quindi se riusciamo, raccogliamo l'acqua piovana. Scusate, ma ci sono un sacco di mosche. Questa è una zona di piante carnivore, quindi è pieno di insetti. Cerchiamo di usare acqua distillata, acqua piovana oppure acqua ricavata da un impianto a osmosi, sarebbe veramente l'ideale. E poi ecco la nota dolente della coltivazione della Dall'Intonia californica, la temperatura. La temperatura è importante, ma non tanto quella esterna, perché le piante in natura riescono a sopportare anche temperature abbastanza alte, poi comunque loro vivono in zone di montagna dove la temperatura non, magari non raggiunge mai dei picchi assoluti come in pianura. Però comunque la parte più importante, come dicevo prima, però in Dall'Intonia californica non si può non dire e non ripetere all'infinito, una cosa molto importante è la temperatura che si crea all'interno del vaso. Il vaso deve essere preservato in tutti i modi da un surriscaldamento e questo ci garantisce una pianta in salute che esplode e arriva anche a fiorire come ha fatto questo esemplare di Dall'Intonia californica. E in più arriva anche a moltiplicarsi da sola perché crea un sacco di piantine, qui potete vedere che c'è una nuova piantina che sta crescendo e quindi una pianta in salute ci dà tante gioie e la possibilità anche di poterla moltiplicare e fare questi esperimenti con nuovi substrati. Quindi temperatura, diciamo che può apprezzare anche una temperatura di 25, anche 30 gradi se la parte del terriccio rimane fresca. Se così non è, perché non abbiamo l'opportunità di potergli garantire una cosa di questo tipo, piuttosto la teniamo non sotto il sole diretto, ma la mettiamo sotto un qualcosa che gli garantisce una buona illuminazione. Anche un'ombra luminosa può andare bene per la Dall'Intonia californica. Se una Dall'Intonia con una varietà magari molto venata di rosso, tenendola magari in un'ombra luminosa, perderemo un pochettino questa colorazione, rimarrà più verde, però l'importante è che la pianta sia in salute. Per quello che riguarda invece la moltiplicazione della pianta carnivora, si può moltiplicare per seme, si possono acquistare i semi anche online, però è un processo molto lungo, un po' come Dionea muscipula. Quando noi seminiamo la Dionea muscipula ci mette veramente tantissimo, 4-5 anni a diventare una pianta adulta. Stessa cosa anche per Dall'Intonia californica. A partire dai semi, nella coltivazione della Dall'Intonia, vuol dire coltivare non solo la Dall'Intonia californica, ma coltivare anche tanto la propria pazienza per vedere degli esemplari adulti. Questo è un esemplare nato da seme. E si vede che non è ancora adulto, ma avrà sicuramente questo già 2 anni probabilmente, se non 3, penso che abbia un 2-3 anni. Adesso sta cominciando a creare delle foglie che sono simili a quelle adulte, anche se in formato ridotto perché stanno partendo adesso. Quindi se vogliamo coltivare la pianta carnivora Dall'Intonia californica da seme, armiamoci anche di tantissima pazienza. E questa pazienza è rivolta anche, come dicevo prima, ad armarci di pazienza, ad avere un vaso con delle semine da tenere sempre fresco, perché anche lì, quando si semina la Dall'Intonia californica, il substrato deve essere sempre ad una certa temperatura e non surriscaldarsi. La pianta la possiamo moltiplicare anche per divisione durante un rinvaso, possiamo staccare tutti questi stoloni che si creano con delle piante, oppure possiamo farlo direttamente senza disturbare la pianta, scavando un po' nello sfagno, sollevando lo stolone e staccando la piantina quando presenta delle radici. Mi sono dimenticato di dirvi che la Dall'Intonia californica gradisce veramente tantissima acqua. Io queste piante le bagno sempre quando vedo, bagnandole, quando vedo proprio che esce fuori poi dal bordo del vaso, quindi vuol dire che è stracolmo. E questo garantisce anche una certa freschezza del terreno.
E questo è forse il metodo più veloce per moltiplicare la Darlingtonia californica tramite gli stoloni, le nuove piantine che nascono nello stesso vaso, perché otteniamo subito delle piante che poi diventeranno adulte nell'arco di 2 anni magari. Abbiamo già degli esemplari che si possono ammirare. La fioritura della Darlingtonia californica avviene in primavera, la pianta produce il suo stelo con un fiore con 5 sepali, mentre i petali sono a forma di ovetto con dei fori, e questa struttura del fiore di Darlingtonia californica non è un caso. Questi petali venati di rosso, di porpora, sono chiusi con dei buchi e sembra quasi che in natura la pianta si sia specializzata per essere impollinata da alcuni animali, non da tutti. Quindi alcuni possono impollinare la Darlingtonia californica. Anche l'impollinazione fatta da noi sul fiore spesso non ha risultati, proprio perché deve essere impollinato in un certo modo. Io ho provato a impollinare questo fiore con un pennellino e vediamo, il fiore si è inclinato in su, la parte con i semi si è inclinata in su e quindi vediamo, magari sono riuscito a impollinarlo, spero, così di ottenere qualche seme e provare anche magari a seminarla. Potrebbe essere una soddisfazione portare una pianta da seme a farla diventare adulta, anche se ci vorrà veramente tantissimo tempo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video dedicato alla Darlingtonia californica, questa meravigliosa, bellissima, incredibile pianta. Guardate qui, sta facendo delle nuove foglie. Adesso, oggi, non so se nel video si sentiva, c'è pioggia, c'è un tempo nuvoloso. Però questa è esattamente una giornata tipo quella di oggi, è proprio la giornata che può essere utile alla Darlingtonia californica per svilupparsi al meglio. Quindi una temperatura abbastanza calda, fa caldo, ci saranno sui 20 gradi più o meno, 20-21 gradi. Non c'è una luce solare fortissima, però c'è una buona illuminazione, c'è la pioggia, c'è il fresco e tutto questo garantisce alla Darlingtonia californica uno sviluppo veramente rigoglioso. Questo clima va avanti già da alcune settimane e io questo benessere nella pianta l'ho notato per il fatto appunto che sta tirando fuori un sacco di foglie, una crescita rigogliosa proprio della pianta e mi fa capire che probabilmente questo è il clima che a lei piace. E quindi dobbiamo cercare anche nelle giornate calde estive, dobbiamo cercare di ricreare, certamente non un finto temporale, però ombreggiare la pianta e tenerla in questa situazione di fresco. Questa può garantire veramente la sopravvivenza della nostra piantina nel vaso e così possiamo godere nei mesi primaverili ed estate della bellezza di questa straordinaria pianta carnivora americana. Vi saluto, vi ringrazio ancora per i vostri commenti e tutto ciò che c'è stato nel periodo della mia convalescenza, con le vostre parole che sono state di grande conforto. E vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino quando parleremo di qualche altra piantina carnivora. Vediamo, sceglierò un altro esemplare e ne parlerò per voi. Ciao, a presto e grazie. Ciao ciao. Eccomi qui, scusatemi, mi sono dimenticato di dirvi una cosa molto importante di Darlingtonia californica. Avevo già rimesso un po' via tutto, poi mi sono ricordato di questa parte molto importante della sua coltivazione, che è quella dell'inverno. Che cosa dobbiamo fare con Darlingtonia californica quando arriva l'inverno? L'inverno è molto importante per la Darlingtonia perché è una pianta che sopporta comunque i rigori invernali, il freddo, il gelo. Li sopporta benissimo. Questo non vuol dire che dobbiamo lasciare la pianta alle intemperie con metri di neve sopra, eccetera. Anche perché ricordiamoci sempre che una pianta in natura può superare anche condizioni di questo tipo. In vaso cambia tutto perché questa è una coltivazione artificiale e quindi noi dobbiamo proteggere la nostra pianta anche in inverno. Proteggerla che cosa vuol dire? Non vuol dire che noi dobbiamo prendere la nostra Darlingtonia californica e portarcela in casa, perché questo vuol dire ucciderla nel giro di poco tempo. Noi la lasceremo fuori, la lasceremo anche se abbiamo un balcone, possiamo mettere in un angolino del balcone, magari contro un muro. Non dobbiamo coprirla assolutamente. Quello che dobbiamo fare, se abbiamo un vaso un po' piccolo, se abbiamo paura che la pianta possa perdersi, è un giro, due giri di tessuto non tessuto sul vaso per cercare di farlo gelare il meno possibile. O anche con del cartone, preservare comunque la parte del vaso. Se la pianta perde delle foglie, non c'è assolutamente nessun problema, rigenererà poi le foglie nuove nel corso della bella stagione.
Perché si dice proteggere la pianta nelle radici d'inverno quando è una pianta che sopporta benissimo il gelo e il freddo? Perché nel vaso il gelo può creare qualcosa di veramente distruttivo che è il ghiaccio, perché il vaso diventa un blocco di ghiaccio. Questo in natura non succede, il terreno gela soltanto nei primi centimetri del terreno stesso, sotto il terreno non gela, il vaso invece tende a gelare completamente, quindi vuol dire che tutto diventa un blocco di ghiaccio. Nel caso dovesse succedere, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a bagnare la pianta da sopra. Questo perché? Perché così sciogliamo un pochettino il ghiaccio e le radici possono riprendere acqua, perché quando si crea un blocco di ghiaccio le radici è come se non avessero più acqua, perché non possono più bere e quindi automaticamente la pianta patisce appunto, sembra assurdo, in pieno inverno può patire la sete. Quindi cerchiamo di tenere il vaso sempre un po' protetto d'inverno in modo che gela la superficie, magari può caderci anche un pochettino di neve sopra, non succede assolutamente nulla, ma l'importante è che le radici non si ghiaccino completamente per un lungo periodo soprattutto, perché questo può significare morte per quello che riguarda la coltivazione della nostra Darlingtonia. Quindi teniamola assolutamente fuori, non portiamo la Darlingtonia in casa in inverno, altrimenti la uccidiamo nel giro di poco tempo. Teniamola fuori, anche se ci sono meno 10 gradi, protetta contro un muro con un po' di tessuto non tessuto, con del cartone. Se vogliamo possiamo anche ripararla all'interno di una serretta da balcone, se vogliamo proteggerla ancora un pochettino di più, magari un pochettino aperta, non proprio chiusa, umidissima, e questo farà sì che la nostra Darlingtonia californica proseguirà nel suo inverno cercando di sopravvivere, lo farà sicuramente e la primavera dopo l'avremo ancora più bella dell'anno prima. Mi raccomando, è una cosa molto importante. Va bene il freddo, cerchiamo soltanto di proteggere un pochettino il vaso.